due navi belle grandi e norvegesi che sono qui ormeggiate da qualche giorno al Porto Grande di Siracusa, magari fossero piene di turisti, invece? Invece hanno creato della polemica sterile, polemica diciamo soltanto politica, una polemica politica assurda e inutile. Che mi dispiace perché il porto di Siracusa è un porto adatto a ricevere queste navi, magari in questo periodo di coronavirus le navi sono vuote, ma in un momento di normalità le navi sarebbero arrivate qui con passeggeri, due in rada e due in banchina, da aprile a ottobre di continuo. Invece è venuta fuori una polemica così assurda, con delle motivazioni così assurde che c'è soltanto noi siracusani possiamo portare... Si parla di mistero, di una nave chissà che cosa. No, si parla di motivazioni assurde per le quali queste navi non potevano venire, e parliamo di rumore inesistente, inquinamento inesistente, perché queste navi specialmente moderne usano un prodotto, c'è cioè un cherosene, un gasolio esente da zolfo. E si è parlato patto visivo. In patto visivo si è parlato ieri, qualche amico politico ha parlato di chi affitta la casa all'Ilo Sacramento all'isola non può vedere Ortigia, che se ne vada da qualche altra parte, ma qui Siracusa è un porto dove deve accogliere queste navi. E non può essere un porto dove si fanno soltanto delle gare di canoa polo o il palio del mare, non esiste. Ci sono anche altre due navi nella rada di Augusta, altre ne arriveranno, insomma, perché tutto questo movimento? Ci sono altre tre navi alla rada di Augusta dell'MSC, queste due navi sono qui e voglio ricordare ai siracusani o chi ci ascolta e chi ci vede che nei porti dove non esiste l'autorità portuale come il porto di Siracusa non c'è alcuna tariffa, c'è la nave che arriva, o in tempi di coronavirus o in termini di normalità la nave non ha mai pagato, la nave paga con le operosità, cioè avendo degli passeggeri a bordo paga la famosa tassa d'ancoraggio, in questo momento non va pagata perché la nave è inoperosa. Non ci dimentichiamo che questa sosta di queste navi fa sì che gli operatori portuali, tipo ormeggiatori, barcaioli, piloti, raccolta di immondizia, stanno lavorando, che abbiamo avuto un periodo da dimenticare, avevamo progettato e programmato circa 150 navi per questa stagione, non ne arriverà neanche una, ci sono queste navi che quantomeno si piangerà con un occhio. Le parlavo appunto dell'effetto coronavirus, soprattutto per il vostro settore, quanto ha inciso in percentuale? Un'altra cosa importante, hanno dato la colpa al sindaco, io non sono pro sindaco, è un amico, ma non sono assolutamente vicino alle sue idee politiche, ma il sindaco non c'entra niente, il comandante del porto non è tenuto neanche a chiedere un parere al sindaco, il comandante del porto deve confrontarsi con gli uffici di sanità marittima, visto il periodo, e stop. Non c'è nessun veto e nessuna difficoltà a far venire una nave del genere, a farla sostare rispettando i dovuti criteri di sicurezza. La presenza di due grandi navi, ahinoi senza però passeggeri, ha creato qualche polemica di troppo secondo lei? Ma io credo che siano delle polemiche totalmente strumentali, perché non solo perché già da settembre arriveranno le navi da crociera con i passeggeri, chiaramente sempre sotto il rigido controllo della Capitaneria di Porto e delle forze dell'ordine per ciò che concerne le norme anti-Covid. Aggiungo che queste navi in porto di fatto danno da lavorare alle aziende che lavorano al porto, alle aziende di security, danno sostanzialmente lavoro a tutti coloro che forniscono gli approvvigionamenti per le navi da crociera e che quindi di fatto svolgono un ruolo, e chi si inventa non so quali storie per trovarsi una nuova polemica probabilmente dovrebbe andare a parlare con le famiglie che dopo aver vissuto momenti drammatici a causa del lavoro e della mancanza di lavoro dovrebbe andare da quelle famiglie e dirgli che è meglio che non lavorino perché gli disturbano il panorama.